L'Alba della Speranza è l'incontro che ha organizzato il Lions Club presieduto dall'avvocato Andrea Parisi a Lamezia Terme, un incontro che ha dato modo di entrare in quelle che sono le problematiche post-Covid. Lo abbiamo fatto insieme a quattro esperti, il primo dei quali è insieme a noi, che è il dottore Romeo. Con lui vorremmo parlare di una tematica che può interessare veramente tanto e quindi distingue solitudine da isolamento. Sì, la solitudine non è assolutamente l'isolamento, la solitudine ha una propria storia che è fatta anche di creatività, di riflessioni, di introspezioni, mentre l'isolamento, ecco, anzi c'è una bella cosa, ecco, che si dice, ecco, che la solitudine può essere paragonata al silenzio, mentre l'isolamento può essere paragonato all'autismo. Che cosa significa? Che durante la solitudine, se si vuole, si può parlare, si può pensare. L'isolamento, ecco, invece, anche se si vuole, non si può parlare, si può pensare, ma non si può parlare. La solitudine, ecco, può essere paragonata alla condizione diastolica della vita, quella condizione di respiro, quella vita, ecco, che molto spesso, ecco, può diventare prigioniera dell'homo faber, cioè dell'uomo, ecco, che si muove e vive solo in funzione di se stesso, ecco, senza pensare, ecco, a quello che può essere l'incontro con gli altri e quindi il riempimento di quella solitudine che spesso noi avvertiamo.